Ciao a tutti! Questa sera inizio a parlare di quelle che possono essere le tecniche riabilitative dopo aver subito dei traumi da manipolazione mentale e soprattutto dei traumi da fine rapporto. Non necessariamente si soffre solo ed esclusivamente per una manipolazione mentale, ma proprio perché i rapporti finiscono. Può capitare che si soffra veramente tanto e la domanda che tutte le persone mi pongono è: come faccio ad uscire il prima possibile da questo stato di angoscia in cui io mi trovo? Ovviamente una delle cose che va fatta è andare alla ricerca di se stesso e di se stesse. C'è un testo che tutti conoscerete, che è la Bibbia, che dice una cosa bellissima, dice: la verità vi renderà liberi. Per cui la prima cosa da fare al momento in cui ci si trova davanti a una fine di un rapporto inspiegabile, come ne sento tanti, è prima di tutto chiedersi che cosa mi è successo. Perché abbiamo l'abitudine di continuare a rimvangare nel passato e abbiamo l'abitudine di farci domande continue senza darci reali risposte. Perché nel passato riesce a darci risposte soltanto una persona laureata su quello che ovviamente è la psicologia o la psicoterapia e che può darci magari delle chiavi di lettura alla quale noi non siamo abituati. Proprio perché noi siamo abituati a queste chiavi di lettura, non riusciamo a vederne la dinamicità. Per cui quando non si ha modo, non si ha la maniera o non si ha la volontà di andare da una persona che si occupa del nostro passato, come può essere uno psicologo o uno psichiatra, che cosa possiamo fare? Come andare in first aid, cioè in primo aiuto, a una persona che ci sta vicino o a noi stessi. Prima di tutto, come dicevo, punto quindi numero uno, è andare alla ricerca della verità, andare a capire, a comprendere come mai stiamo in quella situazione là. Ci può essere qualcosa di simile che è accaduto a qualcun altro, può essere che la persona che abbiamo avuto accanto, come nel caso del narcisismo patologico perverso, o della manipolazione mentale o dell'adulatore, può essere che in questi casi queste persone abbiano una dinamicità mentale simile a quella di altre persone che si sono comportate in maniera simile. E in questo caso, che cosa hanno fatto le loro vittime per uscirne? Quindi iniziamo a chiederci chi siamo e dove siamo finiti, quindi la nostra verità. Spesso le persone mi chiamano dicendomi: io non so se è un narcisista patologico o una narcisista patologica, io so soltanto che soffro tantissimo e che questa relazione è finita come non avrei voluto. Un'altra verità è dirsi: è vero che voi non eravate pronti alla fine di quella relazione? Mettetevi in dubbio, fatevi delle domande, non andiamo a dare colpe agli altri, cioè se il narcisista non fosse un narcisista, ma fosse soltanto una persona non innamorata, perché state qua a piangere, a soffrire? Come mai piangete e soffrite per una persona che non vi ama? Perché state dando a quella persona una colpa del fatto che non vi ama o perché vi state dando la colpa del fatto che non vi ami abbastanza? E dov'è la verità? Qual è la verità? State boicottando voi stessi o state semplicemente dando delle colpe a una persona che non prova un sentimento? Perché se fosse un narcisista o un manipolatore mentale, stiamo parlando di una persona con dei problemi di salute seri, diagnosticabili da tecnici che sanno il loro lavoro molto bene. Per cui anche in quel caso, siamo sicuri che potremmo andare a dire che queste persone hanno delle colpe? Sì, hanno delle colpe nei vostri confronti perché si sono comportati male, ma se fossero veramente persone malate, potremmo odiarle al punto di dire quello che sento dire a molti di voi? E se queste persone sono malate, forse non ve ne siete accorti prima? Forse non siete arrivati al culmine del dolore e semplicemente, buonasera Margot, il culmine del dolore è stato quando vi ha abbandonato per l'ennesima volta, ma a cui eravate ormai pronti, cose a cui eravate ormai pronti? Le domande che vi faccio sono ovviamente provocazioni, ma sono provocazioni che voglio farvi capire di dover dare a voi stessi. Perché c'è una fase in cui, quando finisce un rapporto, le persone sono estremamente depresse e pur di sentirsi dire che le cose sono come dicono loro, ascolterebbero il parere di chiunque. L'unico vero parere che dovete ascoltare è quello di voi stessi. In che modo? Provate a mettervi dall'altra parte dello specchio in cui vi trovate, invece di guardarvi e riflettervi.
Guardatevi come se lo specchio non fosse uno specchio ma fosse un vetro. E provate a dire a quella persona che state guardando, quello che direste a un vostro amico nelle vostre situazioni, nella vostra situazione. Io sono sicura che se voi guardaste in maniera distaccata la situazione dall'esterno, come poi ho fatto io nei miei confronti, vi trovereste a darvi delle colpe che sono una finta ingenuità. E qui ricito di nuovo la Bibbia, non perché io voglia stasera citare la Bibbia, perché in altri casi cito altre realtà. Ma la Bibbia parla chiaro: l'ingenuità, l'ingenuo è il peggior peccatore. Proprio perché nella credenza e nelle scritture c'è scritto che viene data a noi la possibilità di difenderci da quello che è il mondo là fuori. Quindi, al momento in cui ci troviamo di nuovo a perpetuare, a procrastinare una relazione che ci fa soffrire, di base la colpa può essere della persona che ci fa soffrire, ma in realtà la colpa è nostra che rimaniamo là. Rimaniamo là con la speranza che quella cosa cambierà. Perché dovrebbe cambiare? Se voi non cambiate atteggiamento e le cose intorno a voi non cambiano di forma, perché dovrebbe cambiare qualcosa? E qui potrei citare la matematica, dove si dice che se non si cambiano, ovviamente, i numeri, non cambia nemmeno la somma. Vi torna? Allora, detto questo, purtroppo spesse volte quando ci si trova in una relazione narcisistica, ci si trova in una relazione che è un campanello d'allarme, e questo ve lo dico per esperienza personale, è un campanello d'allarme che va a raccontarci che abbiamo dei problemi precedenti e che ci hanno portato davanti a un narcisista che in quel momento ci sta mettendo davanti a una nuova realtà. Per cui la prima cosa da fare è scoprire la nostra verità. Perché siamo finiti in pasto a un narcisista, a un manipolatore o in una relazione campata magari 20 anni con persone che non ci danno più emozioni? Perché? Che cosa ci sta dicendo quella vita che tanto ci insegna? Se non cerca di essere umile e guardati attraverso gli occhi della verità. Perché io, se mi guardo indietro, sapevo dal primissimo momento, le mie vibrazioni interne lo sentivano dallo stomaco, che le persone che ho ritenuto, che adesso so essere state dei narcisisti patologici, perversi, manipolatori, erano tali. Non importava che io sapessi il nome della malattia, importava che io sapessi che la vibrazione che mi emanavano e come mi sentivo io con loro era il modo in cui non dovevo e non avrei mai dovuto stare per mia scelta, mi sarei dovuta difendere. Ma io fingevo di essere ingenua, così come fingete voi. Ma io lo amo, io faccio tutto quello che posso fare per lei. Io non voglio vedere il male dove il male non c'è. Invece voi il male lo vedete come? Perché se l'avete davanti agli occhi, il male lo vedete, così come siete in grado di vedere il bene, siete in grado di vedere il male, ma vi fa comodo in questo momento piangere per un male che avete subito, ma che non avete compreso veramente. Perché non l'avete compreso? Perché non vi siete studiati. Ecco perché la prima cosa da fare davanti alla fine di un rapporto doloroso è proprio intervistare se stessi e cercare la verità. Quella verità tanto dolorosa che ci porterà a capire che probabilmente abbiamo avuto una serie di rapporti sbagliati perché avevamo delle credenze relative a questa situazione qua. Ciao Margot. Che erano diverse da quelle delle persone che stanno in armonia con loro stesse. Quindi nasce tutto ciò da una disarmonia che probabilmente non abbiamo mai voluto neanche guardare, perché ci siamo raccontati che andava bene così, fino a quando, seguendo la storia della nostra vita, la vita, proprio perché la vita è così, ci ha messo davanti a un muro dove siamo andati a sbattere con tutto il naso, ci siamo sfracellati. E questo muro è un dolore. Per cui di base tutti mi dicono: come faccio ad assicurarmi che domani non incontrerò un altro di loro? Non te lo puoi assicurare fino a quando non ti dai una verità, fino a quando non ti affronti, fino a quando non ti chiudi in casa e non stai sola o solo per un po'. Io l'ho fatto e non sono morta, sono ancora viva e sto benissimo. Però tutti coloro i quali escono da una relazione tossica devono cercare un sostituto immediato, una sostituzione a quella persona che gli faceva tanto fibrillare l'anima. Un messaggio la mattina, un messaggio pomeriggio, 500.000 maledizioni, qualcuno che gli faccia battere il cuore.
Ma non vi ricorda qualcosa? Non vi ricorda qualcuno? Non vi sembra di aver ereditato le stesse forme psicologiche del vostro carnefice? E questo perché? Perché probabilmente alla base c'è qualcosa di voi che non avete ancora ascoltato e avete scimmiottato e state scimmiottando un carnefice per non guardare qual è la vostra realtà. Proprio perché forse la vostra realtà vi sembra sfigata, ma magari non lo è. Perché non ve la siete chiesta qual è la realtà. Per cui, punto numero uno, per uscire fuori da una situazione drammatica e da un rapporto narcisistico, da una relazione finita male, anche non narcisistica, la prima cosa che bisogna fare è darsi una verità, ma non quella degli altri, non quella della mamma, della sorella, del fratello, dell'amica, del miglior amico, dell'ex fidanzato, dell'ex marito o dell'ex moglie. No, la vostra. Fermatevi, siedetevi, rilassatevi, prendetevi del tempo e non cercate, attraverso i social ancora peggio, di sostituire ciò che è stato con qualcosa di nuovo, fino a quando non avete trovato la vostra realtà, fin quando non vi siete chiesti perché io sono finita in questa situazione qua, perché, che cosa mi deve insegnare la vita, cosa mi sta spiegando, qual è la mia verità, perché quella persona a me. No perché sono sfigata e mi piango addosso e faccio la finta ingenua, il finto ingenuo. No, perché nessuno di noi è sfigato. Quello è un insegnamento. La vita ci ha insegnato qualcosa. A me la vita mi ha insegnato a forza di sganascioni che dovevo smettere di vedere l'amore in un certo modo. E forse anche voi la vedete così. La famiglia del Mulino Bianco esiste solo nella pubblicità del Mulino Bianco in televisione. Per cui non raccontatevi bugie, andate ad abbattere quelle credenze passate che vi siete instillate. Vi racconto una storia. Tanti anni fa io ero fidanzata con un uomo che amavo moltissimo, ero felicissima con quella persona e da fuori c'era una mia cara amica dell'epoca che mi diceva: tu semplicemente in quel rapporto fai finta di essere felice. Perché? Si vede da fuori che siete finti, siete talmente finti che siete bellissimi, ma siete fintissimi. Io all'epoca non capivo che cosa stesse dicendo, perché questa è una persona molto più cruda di me, non ha mai avuto grandi slanci emozionali, coccole in pubblico, era sempre stata molto fredda. Invece io all'epoca avevo questo rapporto bellissimo, simbiotico con questa persona e ripeto, l'ho amato tantissimo. In quel momento non capivo cosa le volesse dire, ma quando quella storia è finita, ho capito cosa intendesse dire, perché eravamo talmente tanto presi da essere la famiglia del Mulino Bianco agli occhi degli altri, che all'interno del rapporto continuavamo a fingere di essere la famiglia del Mulino Bianco e c'erano delle mancanze da parte di entrambi che soltanto nel tempo, dopo tanto tempo, ovviamente sono venute fuori. E quando è che ho avuto la concretezza e la certezza di questo? Quando ognuno ha preso la propria strada e scissi. Quindi non più la famiglia del Mulino Bianco, ma uno a destra e l'altro a sinistra, non abbiamo riproposto mai più una famiglia del Mulino Bianco composta in quella maniera lì. La famiglia del Mulino Bianco era la nostra recita personale in un mondo in cui ci volevano vedere così. Quindi la mia colpa in quel momento qual era? La mia verità qual era? Che io volevo perpetuare una mia immagine dell'amore condizionata dalla famiglia del Mulino Bianco. Quindi anche all'interno del rapporto non c'erano liti, non c'erano discussioni, era tutto perfetto, ma in realtà il rapporto è terminato. Se fosse stato veramente perfetto, con molta probabilità non sarebbe mai terminato, per cui magari sarebbe valsa la pena una discussione in più atta a mettere a posto certe situazioni piuttosto che fingere il Mulino Bianco. Ho tirato avanti e parlo sempre delle mie esperienze perché per correttezza e privacy non parlo delle esperienze altrui. Però questa è una cosa calzante. Io mentivo a me stessa così tanto quanto mentiva lui. Eravamo due persone che si raccontavano che eravamo perfetti insieme, ma non lo eravamo, perché se fossimo stati perfetti, oggi lui sarebbe accanto a me. E questo non leva il fatto che l'ho amato tantissimo. E lui amava sicuramente tantissimo me, ma era una artefazione. E ecco che la mia amica, che di artefatto non ha nulla, mi diceva la sua realtà, quindi la sua verità. Ecco, io vi chiedo, guardatevi la vostra verità e datevi la forza per avere chiara quella che è la vostra verità. Sono
Solo così eviterete di fare finta di avere una famiglia del Mulino Bianco nella prossima realtà, cosa che io ho perpetuato perché la famiglia dopo del Mulino Bianco non aveva lo stesso papà, ma aveva certo una stessa mamma che cercava di riprogrammare una famiglia del Mulino Bianco che fallimentarmente ovviamente è finita male lo stesso, perché altrimenti non sarei arrivata fin qua con una serie di esperienze drammatiche alle spalle. Ora so che non farei mai l'errore di volere una famiglia del Mulino Bianco, ma vorrò avere accanto e voglio avere accanto una persona che di Mulino Bianco magari ha poco, ma di realtà, concretezza e di legame nei miei confronti abbia tutto. Con questo non voglio dire che quel rapporto era sbagliato. Quel rapporto andava bene in quel frangente, ma la mia verità oggi è un'altra. E quindi voi dovrete riprogrammarvi esattamente come ho dovuto fare io. Spero di essere stata chiara, i miei esempi sono spesso un po' così abbrocciati, però quello che voglio farvi capire è che la verità parte da voi e la felicità parte dalla vostra verità. Quindi, punto numero uno, cercate la vostra verità. Ciao a tutti.